Il 26 maggio qui a Gambettola ci sono le elezioni comunali per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Sarà eletto il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Tre sono le liste che sono state presentate e sono quelle che sono in gara per alle prossime elezioni. La prima lista presentata è la Gambettola che vorrei, di centrodestra, del candidato sindaco Remigio Pirini. La seconda lista presentata è quella di centrosinistra, Cittadini per Gambettola, della candidata sindaco Letizia Bisacchi. E la terza lista è quella civica, che si definisce civica, del candidato sindaco Emiliano Paesani, e la lista si chiama sicuramente Gambettola. Ora vogliamo conoscere un pochino più direttamente i tre candidati alla carica di sindaco. A loro gli abbiamo rivolto tre semplici domande sui temi che sono stati più dibattuti in questi giorni qui nella campagna elettorale. E i temi sono quelli di Piazza Pertini, sono quelli della SACTA e quello dei giovani, che cosa si può fare per i giovani. Su Piazza Pertini, la prima domanda, abbiamo chiesto che cosa intende fare il nuovo sindaco per migliorare Piazza Pertini e per renderla più funzionale a servizio dei cittadini. Ciao a tutti, sono Letizia Bisacchi, candidata sindaca per il centro-sinistra per le amministrative di Gambettola, il 26 di maggio. Allora, per quanto riguarda Piazza Pertini, noi pensiamo che sia una cosa fondamentale, il punto fondamentale di Gambettola deve diventare un luogo di aggregazione. Piazza Pertini oggi non è sviluppata al suo 100%, noi lo faremo non da soli, ma insieme a tutta la comunità, coinvolgeremo in un tavolo di confronto i commercianti, i cittadini, tutti coloro che vorranno partecipare per creare insieme un progetto per Piazza Pertini. Una delle nostre idee è quella di attirare il sabato mattina un mercatino a chilometro zero per ravvivare la piazza, per attirare tante persone, perché Gambettola non ha bisogno di più parcheggi, ma ha bisogno di tanti più clienti e più persone che vengano a visitare il nostro paese. Questo è il nostro progetto per Piazza Pertini. Allora, io sono Remigio Pirini, sapete, candidato sindaco per la lista della Gambettola che vorrei, e mi sono messo in gara per questa nuova avventura. Molti diranno: Remigio, forse ci potevi pensare prima. Prima avevo altre cose da fare a Gambettola, ne ho fatte tante, mi conoscete le cose che ho fatto, e adesso mi sono buttato in questa nuova avventura. Il primo argomento che voglio toccare è la Piazza Pertini, proprio qui davanti al mio ufficio, alla mia sede di questa Gambettola che vorrei. Questa Piazza Pertini è diventata una piazza orribile. Molti gambettolesi infatti si lamentano perché l'unica piazza decente che avevamo a Gambettola è stata ridotta in questo stato. Io ho parlato anche recentemente con il nostro storico Rinaldo Golini, anche lui ha sottoscritto infatti l'idea che quella ringhiera orribile che è stata messa attorno a quel buco, tutti lo chiamano il buco centro di Gambettola, io sono d'accordo che questi reperti storici devono rimanere, ma devono rimanere in un'altra maniera. Quel buco lì si può sicuramente chiudere con un bel vetro di spessore, tirare via quella ringhiera, fare anche qualche parcheggio, perché a Gambettola ci sono pochissimi parcheggi. E siccome in quella piazza si possono fare benissimo 8-10 parcheggi dove c'è un istituto bancario, ma noi non faremo questi parcheggi solo per l'istituto bancario, li faremo anche per quei negozianti che sono al centro. E quindi mettendo anche un po' di parcheggi non dà un fastidio a nessuno, li faremo con un certo orario, alla sera sarà tutto libero, tutto a disposizione. Inoltre abbiamo già dei contatti per mettere a posto quel fatiscente, non so come chiamarlo, costruzione alla destra della piazza che da tanti anni esiste. Questa piazza, ho detto, è orribile, noi la renderemo molto migliore. Anche d'estate cercheremo di fare delle manifestazioni in modo che la gente possa uscire di sera. Lì dovrebbe nascere una bella gelateria, un ristorantino, senza fare appartamenti, perché gli appartamenti, poi facendo delle manifestazioni, che noi Gambetto ne abbiamo tante, non vogliamo mettere a disagio la gente. Quindi uno dei nostri primi obiettivi è sistemare la Piazza Pertini
E anche il centro di Gambettola, il centro mi voglio riferire ai parcheggi, questi orrendi parcheggi che sono stati fatti, vedrete che sistemeremo anche questi qui. Questo per quello che riguarda la piazza Pertini e il centro di Gambettola. Ciao a tutti amici del web, parliamo di Piazza Pertini. La Piazza Pertini a Gambettola dovrebbe essere il luogo che ospita il vero centro storico della città di Gambettola, ma purtroppo per i motivi che sappiamo non è così. Tutti i tecnici, gli ingegneri e gli architetti con cui ci siamo rapportati per ragionare sulla Piazza Pertini hanno confermato che quello che disturba la linearità costruttiva e visiva della piazza è dato dalle ringhiere che sono state purtroppo messe a protezione del sito archeologico. Uno dei primi interventi che noi faremmo sarebbe proprio quello di eliminare le ringhiere a protezione del sito e proteggere il sito archeologico con una lastricatura trasparente e calpestabile, di modo da poter permettere di godere della bellezza del sito archeologico, ma ripristinare al contempo la linearità visiva della piazza. Una volta che la piazza viene riportata al suo stato naturale, questa dovrà essere utilizzata per ospitare eventi e manifestazioni ed rassegne, così da poterla far frequentare e ritornare ad essere il centro vero storico di Gambettola. Ma non solo, ci sono anche degli edifici che sono diroccati all'interno della piazza e questi andranno sicuramente recuperati e bisognerà stimolare le proprietà di tutti gli edifici che si affacciano sulla piazza per ospitare delle strutture recettive. Penso ad esempio ad un ristorante che manca nel centro di Gambettola, oppure dei bar, oppure dei negozi, comunque delle attività commerciali, perché la frequentazione di una piazza fa sì che il centro storico sia vissuto. Se questo non avviene, ovviamente l'obiettivo non è raggiunto. Non solo, c'è il problema dei parcheggi in Piazza Pertini. Abbiamo visto che è un problema che suscita diverse emozioni, sia positive che negative. C'è chi vorrebbe destinare una parte della piazza a parcheggi e chi no. Noi siamo dell'idea che potrebbe essere fatto un referendum per poter far votare i cittadini, e lo abbiamo proprio nel nostro programma, il referendum consultivo, una veloce partecipazione utilizzando gli strumenti internet per poter capire cosa pensa la gente in merito a questo progetto. Si potrebbe utilizzare per parcheggi anche solo temporaneamente, oppure evitare il discorso dei parcheggi, ma saranno i cittadini questo a deciderlo. La seconda domanda è quella della SACTA. La SACTA da oltre 40 anni è abbandonata a se stessa, è qui nel centro di Gambettola, è un grande spazio. Che progetti ha in mente il candidato sindaco per la SACTA? Altro argomento importante, questo è un argomento che se ne parla a Gambetto da 50, 60, 70 anni, credo. Voglio parlare della SACTA, questo extrabacchificio, questo gigante addormentato che è al centro di Gambettola. Allora, in una nota che sono andato a scovare tempo fa, il tabacchificio di Gambettola è sempre più in degrado e non si intravedono soluzioni. Dai primi anni 70 il complesso è in abbandono. In 40 anni tutte le giunte che si sono succedute non sono mai riuscite a risolvere questo problema. La precedente giunta di questa, a causa dello scontro fra il sindaco Garavina e l'assessore Foera, mandò tutto all'aria il giorno prima del consiglio comunale. Pensate un pochettino, si era giunto proprio in quell'occasione a una soluzione. La proprietà di questa SACTA è il dottor Passerini di Cesena. Io lo conosco molto bene, sapete perché lo conosco molto bene? Perché nei miei 25 anni di presidenza di Carnevale, per tanti anni lui mi ha dato un ufficio, forse ve lo ricordate, qualcuno di voi se lo ricorda, dove avevo la sede del Carnevale. E quando sento la gente dire che il dottor Passerini è una persona venale, è una persona viscida, è una persona che lui non dà niente, sono tutte balle, credetemi. Io questo dottore lo conosco bene, è una brava persona, ha 80 anni, ha 3 figli e mi diceva recentemente che lui vorrebbe vedere anche lui prima di morire questo tabacchificio che venga messo un po' in ordine, ma noi non lo metteremo sicuramente in ordine come tabacchificio. Questa zona del tabacco è fatta in due parti, seguitemi bene, una parte è di 5.000 metri e una parte di 11-12.000 metri. La parte di 5.000 metri è già sbloccata, quella lì. Lì ci si può già cominciare a fare qualcosa e noi cominceremo a fare subito qualcosa in quella prima parte lì.
La seconda parte degli 11-12 mila metri lì è un po' più difficile perché c'è la sovrintendenza. Anche lì anni fa è successo che un sindaco ha fatto intervenire la sovrintendenza dei beni culturali. Lì ci arriveremo politicamente e ci arriveremo sicuramente. Quando noi sbloccheremo la prima parte, terremo vincolato il dottor Passerini con questa parte qui. Pensate che lì c'è un progetto di 8.000 metri di verde e poi potrebbe nascere un polo con tante cose utili a Gambettola. Adesso è molto difficile elencarle tutte, però credete che noi quella zona lì la sbloccheremo. In questi giorni che c'è stata la mostra scambio, ad alcuni amici, anche dal di fuori che venivano qui a Gambettola, dicevo, se fra qualche anno non la vedrete più questo bel, come detto prima, gigante addormentato, se non lo vedete più così vuol dire che io avrò fatto il sindaco. Invece se lo vedete ancora come non lo è stato, vuol dire che il sindaco non l'avrò fatto. Quindi abbiate fiducia in me che sbloccheremo anche la sacca, questa famosa sacca di Gambettola. La SACTA è un problema atavico a Gambettola che va avanti da 40 anni. Bisogna mettere d'accordo il pubblico e il privato affinché si riesca a raggiungere un progetto unitario sul quale intervenire. E il problema della SACTA è conosciuto anche fuori comune, tanto è grande. Se andate da qualche vostro amico e gli chiedete cosa conosce di Gambettola, vi dirà sicuramente 4 o 5 cose: il carnevale, la mostra scambio, le tele di Pascucci, la Mille Miglia. Come ultimo vi dirà quell'edificio grande in centro che non sappiamo che cos'è. Voi gli risponderete: ah, è la SACTA, Società Anonima Cesenate Tabacchi Affini, un edificio che a 40 anni non è stato più utilizzato ed è versa in queste condizioni. La SACTA per noi rappresenta invece una grande opportunità. Perché? Perché potrebbe essere il nuovo polmone economico di Gambettola, ma non solo polmone economico, anche un polmone verde. All'interno della SACTA c'è un'area che è incredibilmente bella e grande, che noi riteniamo debba essere conservata e utilizzata in futuro per ospitare degli eventi, manifestazioni e rassegne. Non solo, quando ragioniamo di SACTA pensiamo al futuro e quindi pensiamo ad una edilizia di tipo assolutamente ecocompatibile ad impatto zero. Ma non solo, quando guardiamo la SACTA dobbiamo tenere in considerazione che in quel lotto c'è anche il foro boario e bisogna anche avere una molta attenzione per quello che è il problema dei parcheggi. Quindi la garanzia che vorremmo dare ai cittadini è anche quella di conservare il numero di box, che sono disponibili ora in piazza Foro Boario, se non vedere addirittura la possibilità di aumentarli. Quando parliamo di SACTA, a noi piacerebbe anche immaginare all'interno di questa la così tanto paventata casa di cura Macchini, che dove è stata invece ideata vicino al cimitero non ci sembra una ubicazione ideale, ma a questo punto bisognerà fare subito un comitato SACTA dove all'interno devono trovarsi diverse persone, diversi protagonisti che potranno mettere le mani in questo progetto. Sicuramente la proprietà, il comune, la Macchini Renzo Onlus e tutti gli imprenditori e le persone che sono in grado di dare un contributo alla realizzazione di questa opera e al suo importantissimo recupero. Anche la SACTA è una grandissima risorsa per il nostro paese, si trova proprio nel centro di Gambettola, è il nostro gigante addormentato, la metafora bellissima del gigante che deve essere assolutamente risvegliato. Ma come possiamo fare? Cosa può fare l'amministrazione comunale dopo 40 anni in più di tentativi continui di risvegliare questo gigante? Allora, una cosa che possiamo fare è questa: coinvolgere diversi attori, non solo la proprietà e l'amministrazione, ma dovremmo coinvolgere dalla sovrintendenza a privati che possano essere interessati ad un progetto ambizioso e naturalmente poi anche i progetti europei e regionali. Dobbiamo coinvolgere quindi tanti attori, tutti interessati ad un progetto ambizioso che possa interessare altre funzioni, dal residenziale al polo universitario al sociosanitario. Dobbiamo comunque avere una visione ampia nel rispetto però della memoria storica e nel rispetto del verde, perché all'interno della zona di destra, quella sul foro boario della SACTA, esiste una zona verde bellissima che potrebbe essere dedicata proprio al centro di Gambettola, alla riproposta appunto di quello che una volta era il bosque. Quindi tanti alberi, tanto verde e tante opportunità per i cittadini di Gambettola. La terza domanda che abbiamo rivolto è riferita ai giovani. I giovani a Gambettola non hanno molta scelta di luoghi di aggregazione.
lo sforzo che dovrebbe fare l'amministrazione comunale, il nuovo sindaco, e di creare per loro qualcosa di più funzionale per loro, per anche loro. Fino adesso hanno come punto di riferimento il loro smartphone, il bar e pochi altri luoghi di aggregazione. Ecco, la domanda che chiediamo al candidato sindaco: quali sono i suoi progetti per i giovani? Quando parliamo di giovani parliamo di un mondo molto complesso, particolare e che è molto difficile da trattare. Io con il lavoro che faccio molto spesso vengo in contatto con i giovani, perché sulla strada parliamo con loro e sempre di più riusciamo a capire il mondo in cui vivono e le difficoltà che hanno e le esigenze a cui vanno incontro. Oggi molto spesso i giovani non parlano più fra di loro, passano più tempo davanti ai computer, agli smartphone, sono molto social e questo può essere positivo, ma al contempo fa mancare quello che è la cosa che dovrebbe esserci fra i giovani, che è il vero contatto fra di loro. Ora, sicuramente Gambettola, nel momento in cui dovesse diventare la compagine governativa di Gambettola, intende agire su due direttrici particolari. Uno è quello di entrare fortemente dentro alle scuole come una volta, ma non con la solita educazione civica. Noi pensiamo che quando si esce dalla scuola, soprattutto alle medie o alle superiori, sia impensabile non avere i fondamenti del diritto civile o del diritto penale, ad esempio. Vogliamo fare delle lezioni sul contrasto al bullismo, che è un fenomeno gravissimo che si sta presentando oggi presso i nostri giovani, e riteniamo che un'evoluzione negativa del bullismo possa portare anche a dei fenomeni di delinquenza minorile che va assolutamente contrastata. Ma non solo, bisogna tornare a fare anche una educazione stradale forte e concentrarsi su quelli che sono l'abuso dell'alcol e delle droghe. Io vedo tantissimi ragazzi che si stanno bruciando veramente la testa con la droga, e questa è una cosa da contrastare, da evitare, anche perché non si può tornare indietro. La seconda direttrice su cui sicuramente Gambettola pensa di intervenire è quella della creazione di un centro di aggregazione giovanile qui a Gambettola, da ospitare in uno stabile che sia di proprietà del comune e che sia gestito da una cooperativa con delle persone professionali in grado di saper parlare con i giovani. Cosa deve fare questo centro di aggregazione giovanile? Deve riuscire ad attirare verso di sé la presenza quotidiana di questi ragazzi, che altrimenti non saprebbero cosa fare, sarebbero lasciati a se stessi. Bene, queste attività quotidiane devono essere, ad esempio, il lunedì la proiezione di un film con la discussione finale, il martedì una creazione di un laboratorio di web e così via, fino ad arrivare all'ultimo giorno della settimana, dove i ragazzi hanno la possibilità di fare delle attività che li possono aiutare non solo a stare insieme, a parlare fra di loro, ma anche nella vita quotidiana. Politiche giovanili per noi sono uno dei punti fondamentali del nostro programma e l'abbiamo voluto mettere proprio al numero uno, con sviluppo economico e innovazione. E a me sta molto a cuore questo, perché sono mamma di tre figli, tre età diverse, tutti e tre rappresentativi dei bisogni dei ragazzi di oggi. Il più grande ha 21 anni, quasi 22, sta ancora studiando, ma è già proiettato al mondo del lavoro, queste nuove attività lavorative. Gambettola deve essere pronta per questi cambiamenti epocali. Infatti si pensa che nei prossimi 20 anni ben 47% dei lavori che stiamo svolgendo adesso non ci saranno più, non esisteranno più. E allora dobbiamo essere pronti a queste nuove forme di lavoro. Io ho sempre citato queste start-up che devono essere proposte anche sul nostro territorio e magari, perché no, con una specializzazione proprio nel campo del nostro paese, ad esempio specializzazione nel campo del wellness, oppure nelle 3R, il recupero, riuso e il riciclo. E quindi possiamo specializzare Gambettola in un mondo di start-up. Cosa può fare il comune? Può creare dei luoghi di aggregazione, di condivisione, chiamati co-working, per incentivare il lavoro delle start-up.
Per quanto riguarda invece i ragazzi più giovani, cosa possono fare? Il comune può creare luoghi di aggregazione per questi bambini, ragazzi, che siano sani, dove loro possono svolgere le loro attività in modo tranquillo, monitorati, ma soprattutto attività sane, lontani dalle soliti computer e applicazioni che li distraggono per tutto il giorno. E allora sto pensando alle attività sportive, ma soprattutto, e questo è uno dei punti di cui siamo più orgogliosi del nostro programma, una scuola comunale dedicata alle arti, alla musica, all'artigianato se vogliamo, ma a tutte quelle attività che i ragazzi devono sviluppare per diventare un po' più grandi e per prepararsi al loro futuro e soprattutto anche per aiutare quelle famiglie che sono un po' in difficoltà, non possono seguire i bambini nel pomeriggio. Quindi il comune può fare questo. Tocchiamo un argomento molto importante, quello dei giovani. Io in tutte le cose che ho fatto sul sociale ero sempre sugli argomenti dei giovani, perché voi sapete, io sono stato 15-20 anni nel calcio, quindi lì si parlava di giovani. Sono stato 25 anni presidente del Carnevale, lì parlavamo di giovani. Ho fatto il presepe, anche lì, se vogliamo dire la verità, giovane o non giovane, abbiamo convogliato un po' tutte le categorie di persone, che quest'anno nel nostro bel presepe abbiamo portato 15-20 mila persone. Però tornando indietro con i giovani, mi vorrei rifare proprio a quando ero anche nel calcio, Gambettolo. Soltanto 15-20 anni ho dei ricordi bellissimi di questi giovani, giovani che oramai sono grandi, sono diventati papà e quando mi fermo tutti hanno un bel ricordo di me. Non parliamo poi quelli del Carnevale, lì ne ho passati veramente tanti di giovani, giovani con cui mi sono dovuto combattere per 25 anni, però questa è stata la manifestazione più importante della mia vita e anche qui quando questi giovani mi fermano e mi dicono: Remigio, quando eri tu nel Carnevale ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle cose bellissime. Io ho avuto occasione anche quest'anno di andare a trovare questi giovani quando facevano i cari. Purtroppo a Gambetto sono rimasti solo 4 gruppi di cari, rispetto a una volta quando avevamo 12-13 cari, quindi sapete solo da voi valutare come è andata a finire questa manifestazione. Io ho detto che se domani dovessi fare il sindaco di Gambetto, una delle prime cose, cercherò di valorizzare i giovani anche attraverso le manifestazioni. Le manifestazioni che abbiamo qui a Gambetta sono molto importanti e i giovani ne fanno parte, sono la prima parte di queste iniziative, perché se non ci sono i giovani per farle avanti, io pure un domani che se dovessimo venire meno noi un po' grandicelli, che i giovani non ci siano dietro di noi. È per quello che ogni tanto cerco di stimolare anche qualcuno a venire con me, a venire nelle mie iniziative, iniziative anche di altre persone, come nel mostra scambio che abbiamo passato recentemente. Ci sono dei giovani molto bravi a Gambetto. L'anno scorso ho avuto occasione di conoscere anche nella festa della parrocchia, dove sono andato a dare una mano, e anche lì ho trovato dei giovani molto interessanti. Questi giovani bisogna stimolarli, bisogna dargli qualche incentivo, e anche con poco, pensate che non ci vuole mica molto questi giovani, perché io in tutto quello che ho fatto ho sempre avuto delle squadre di persone che si sono sempre adoperate con me senza nessun scopo di lucro. Ci vuole la passione. La passione è una delle prime cose che bisogna mettere. Abbiamo dei giovani molto interessanti, Gambettolo, e sono attaccati alle nostre origini, alle nostre tradizioni, alle nostre feste. Cerchiamo di stargli vicini. Io gli starò molto vicino a questi giovani. Sono convinto che ci riuscirò come ci sono riuscito in passato nel calcio, nel carnevale, nella festa della parrocchia e in altre cose che ho fatto. Quindi da parte mia c'è tutta una stima per questi giovani. Abbiate fiducia in me, io sarò con voi ragazzi. Abbiamo ascoltato le risposte dei tre candidati alle domande che abbiamo formulato. A questo punto abbiamo lasciato un ultimo minuto ai tre candidati per una dichiarazione di voto. Per quale motivo votare per Letizia Bisacchi e per la lista Cittadini per Gambettola? Intanto per le nostre idee innovative, per affrontare il mondo del futuro e i grandi cambiamenti del mondo del futuro. Noi abbiamo gli strumenti e le idee per affrontare questi grandi cambiamenti. E in più anche perché abbiamo una sensibilità maggiore riguardo i bisogni dei cittadini. Quindi vogliamo affrontare, vogliamo assicurare che tutti siano seguiti nei loro bisogni, nelle loro esigenze di tutti i giorni. Noi Cittadini per Gambettola abbiamo le risposte e io ho una squadra competente
competente, di persone molto affidabili che lavoreranno con me. Quindi votate per noi, cittadini per Gambettola, perché davvero faremo il bene per il nostro paese e per il nostro futuro insieme. Allora sono qua per il mio finale, per farvi un saluto e per farvi un invito. Se sono stato di vostro gradimento in tutti questi anni, non dico solo oggi, con quello che ho fatto per la mia Gambettola, io ne ho fatte tante di cose. Il mio ultimo obiettivo è proprio quello di fare il sindaco. Sono certo che se farò il sindaco, questi obiettivi che mi sono proposto li adopererò per la mia Gambettola. Il mio cuore è sempre stato qui a Gambettola, lo sarà ancora. Io spero che voi vorrete sostenermi in questa mia ultima avventura. Forse sarebbe proprio la ciliegina su tutto quello che ho fatto per Gambettola. Io ci conto sul vostro aiuto, conto che voi mi sosteniate, conto che mi state vicino, perché anche in futuro avrò bisogno di voi. Però sarò un sindaco che io ascolterò la voce di tutti, bianchi, rossi e verdi. Chiunque di voi avrà bisogno, io sarò a vostra disposizione. Tutti i giorni sarò in comune, dovrò lasciar perdere qualche mia passione, qualche mio hobby. E ora il mio hobby principale è quello di fare il sindaco Gambettola. Io sarò con voi, voi sarete vicino a me e io vi sosterrò in ogni maniera. Sarà difficile che possa dire sempre sì a tutti, perché alcune cose sarò impossibilitato a farle. Però su quelle che mi sono proposte, che vi ho elencato poco fa, io ci sarò e vedrete che le porterò a buon termine. Se il buon Dio mi darà una mano e mi concederà ancora qualche anno, io sarò qua con voi. Viva Gambettola e viva tutti i gambettolesi. Perché votare il 26 maggio per la lista civica Sicuramente Gambettola? Perché dopo 74 anni è arrivato il momento di cambiare, ma non cambiare tanto per cambiare. Oggi l'alternativa c'è ed è la nostra lista civica, la tua lista civica, Sicuramente Gambettola. Qual è il nostro grande vantaggio? Quello di aver potuto guardare i programmi di tutti e aver preso il meglio, perché la verità non è in un solo programma, la verità è sparsa in tanti programmi. Quando tu prendi il meglio viene fuori Sicuramente Gambettola, una lista civica che finalmente è staccata dai partiti, senza padrini, senza padroni, e ci teniamo anche a dire autofinanziata, quindi non abbiamo nessuno da accontentare, solamente tu sei quello da accontentare, il cittadino di Gambettola. E poi perché votarci? Faccio due promesse. La prima è che dimezzeremo i furti nelle abitazioni e nelle aziende nei prossimi 5 anni e l'altro è che faremo la rotatoria sulla via Emilia. Buon voto a tutti per il 26 maggio. Un saluto da Emiliano Paesani. Ora pensiamo di aver conosciuto un pochino meglio i tre candidati e quindi adesso la parola passa agli elettori, ai cittadini di Gambettola, ai cittadini che dovranno scegliere il candidato sindaco e la lista. Un saluto a tutti gli elettori e a tutti quelli che vedranno questi filmati.